L'Abruzzo si oscilla fra l'angoscia e la profonda sofferenza per quello che gli altri hanno sofferto. Io mi sono trovato ieri sera in una condizione di grande imbarazzo perché provavo a immaginare me stesso al posto di questa garrula amica, lo dico senza nessuna critica, che girava per le stanze della sua casa come se fosse di un'altra e invece tutto era distrutto, il mobilio, le stanze, le volte di una casa che fu bellissima, vedevo una rovina e lei in fondo tranquilla. Pensavo se fosse capitato a una delle case dove io ho abitato da ragazzo di vedere tutto distrutto, quale, e soffrivo per lei, ma mi rendevo conto che c'era anche una rassegnazione, è inevitabile, dopo più di un anno forse uno pensa che non c'è più tempo neanche per il dolore. Oggi invece, venendo da Santo Stefano di Sessanio, vedevo paesaggi incontaminati e paesi come Popoli, come Navelli, come Capestrano, che fortunatamente non hanno patito il danno del terremoto, e li vedevo bellissimi più del solito. E quindi lo stato d'animo passava da questa malinconia e perfino dolore di cosa non mia, ma anche mia, perché un edificio monumentale, una chiesa distrutta, anche se non sono nostre, ci appartengono e quindi non si può non soffrirne la condizione di sofferenza e di distruzione. E quindi ero disorientato in questi diversi sentimenti e meditavo al fatto che la risposta dell'Abruzzo, forse anche per desiderio di resurrezione, è stata quella più solerte e più intensa a questo progetto che riguarda tutta Italia e che si avvia alla conclusione. L'ultima regione credo sarà la Campania, con i problemi che ha Napoli, che conosciamo, e quindi ci muoveremo fra due sedi che sono Ponte Cagnano e Casoria, evitando la città di Napoli, che credo non sia una meta turistica prediletta nelle condizioni in cui versa. E poi il Piemonte, che sarà una sintesi, come un secondo padiglione di Venezia, di tutti gli artisti italiani, anche di quelli che non sono entrati nelle scelte regionali. Le altre con l'Abruzzo sono più o meno tutte aperte. C'è una seconda Sicilia che sarà a Palermo, dopo aver aperto Siracusa, e la Basilicata. Per cui entro settembre avremo chiuso questo mosaico e possiamo già dire che la regione che ha aderito con più cuore e passione è una delle più piccole, cioè l'Abruzzo, perché ha ben quattro sedi, che sono, come io non avrei immaginato, la stessa L'Aquila con la cattedrale, che sono la sede di Lanciano, che vedo in perfette condizioni di ripristino, che sono Civitella del Tronto, che è un luogo che ricordo mirabile e all'aperto consentirà un'esposizione di scultori, e poi il 5 di agosto la conclusione delle aperture in Abruzzo con Santo Stefano di Sessanio, che oltre ad aver resistito al terremoto è diventato un luogo al centro dell'attenzione del mondo per il suo ripristino, e credo che quello che io ho intuito 8, 9, 10 anni fa e che oggi si legge su ogni giornale diventerà un modello per tutta Italia di recupero dei borghi storici per farli rivivere. È evidente che se noi continuiamo a fare edilizia nuova, deprimiamo quella storica. E il fatto che lì gli edifici storici crescano anche di valore immobiliare è proprio perché altri non si costruiscono. E quindi se uno pensa quale valore ha l'integrità di un borgo, alla fine questo potrà produrre degli effetti non soltanto per Santo Stefano, dove peraltro c'è un'altra coincidenza bizzarra. Come io ho voluto distribuire l'arte contemporanea in tutta Italia, arriverà il 28 di luglio una mostra di dipinti addirittura degli Uffizi che vengono esposti negli ambienti della recuperata città di Santo Stefano. Cose importanti e di segno diverso, ma di unico spirito, che è quello di immaginare che i temi dell'arte uniscano e appassionino, mentre quelli della politica dividono e alla fine deprimono. Mai la politica è stata più mortificata, e io che ho fatto sia l'attività politica sia quella culturale, se vengo rispettato è per quella culturale. Non sono convinto che sia giusto, ma evidentemente la politica è fatta dagli uomini, se gli uomini demeritano è chiaro che anche la politica viene guardata con sospetto e con grave sospetto. Anche la cultura può demeritare, e proprio l'arte contemporanea ci ha dato molti esempi, molti cattivi esempi di false provocazioni.
E le biennali sono proprio il luogo naturale dove uno vede qualcosa che sembra un'irrisione piuttosto che un'esaltazione dell'arte. Partendo infatti, voglio qui risalire a quello che anche a Venezia è stato un punto di partenza divertente, dal film Vacanze intelligenti di Alberto Sordi. Molti lo ricorderanno, ed è la sensazione che qualunque persona normale, non che la normalità sia un merito, ma la normalità è il rapporto che uno ha con la bellezza e con l'orrore. L'orrore è orrore per tutti e la bellezza è bellezza per tutti. Questo vale per il mondo femminile, vale per il mondo... Cioè, i bronzi di Riace sono belli, non è che si discute che non lo siano. Poi una persona deforme può essere attraente, ma non è bella. E quindi su questo mi pare che ci sono dei valori. L'arte contemporanea ci ha abituato a deformità, a provocazioni, che noi guardiamo però certo con sospetto. Pensare che al centro del secolo scorso ci sia una scatoletta di merda è qualcosa che uno dice, beh, sarà anche arte, per me non lo è, però uno prende atto di un ipse dixit, che è quello per cui l'arte è quello che ha stabilito qualcuno come Sgarbi che fa il critico d'arte. Mi pare improprio, c'è qualcosa di profondamente non democratico. Allora, di fronte all'arte contemporanea uno ha dei dubbi. E io li ho avuti per primo, per cui io ho rappresentato un tentativo di, nel corso di più di 30 anni, di salvaguardare alcuni valori dell'arte anche in momenti di grande impopolarità, non rispetto al popolo, ma rispetto al mondo dell'arte. E quindi se uno guarda Vacanze intelligenti, dice, ma perché deve essere arte una pecora, perché una pecora esposta? E vede il paradosso divertente, perché quella era la Biennale vera, quella che si vede nel film. Quello che guidava Alberto Sordi è un personaggio che conoscevo bene, che faceva quel lavoro lì, tutto vero. A un certo punto, come ricordate, Sora Lella ha sete, stanca, e allora Alberto Sordi, mentre passano in un padiglione, la ferma e la fa sedere. Mentre lui va a prenderle dell'acqua, passa un gruppo di scicchissimi visitatori reali, magari olandesi o americani, che passano davanti a Sora Lella, che si è un po' assopita, e dicono, bello, bello, vedi la realtà che diventa arte. E ammirano Sora Lella come un'opera d'arte su una sedia sotto una palma. Arriva Alberto Sordi, le porta dell'acqua, Sora Lella si riprende, va via, e la sedia rimane vuota. Passa un altro gruppo e dice, la sedia vuota, un'opera d'arte. Cioè, stronzi prima e dopo. Cioè, di fronte a una cosa, si chiamano arte perché sono in soggezione. E allora, voi entrate al Padiglione Italia, che è un complicatissimo, pieno di cose, vedete in un angolo c'è un televisore che si chiama Angolo Critico, e io ho fatto vedere, comincia appunto con Alberto Sordi, Biennale del 77, e prosegue con i miei colleghi dei Beccamorti, Celant, Bonami, una faccia di merda, schifo brutto, con dei quadracci schifo, Bonito Oliva nudo, una cosa che non lo puoi guardare, già fa schifo da vestito, cioè delle cose, cioè... Daverio che insulta quelli che lo aggrediscono quando preparava la festa di Santa Rosalia. Poi ci sono anch'io che dico capra, capra, cioè ognuno di noi è preso un po' in giro, perché ognuno di noi rappresenta un potere, naturalmente quello di Bonito Oliva è stato un potere forte negli anni Ottanta, Bonami ha avuto la Biennale quando io ero sottosegretario perché Urbani ha fatto l'errore di dargliela, Celant sono 45 anni che parla dell'arte povera diventando ricco, ognuno fa così, e quindi tutti questi qua, però ognuno di noi, io stesso e anche Daverio presi in giro, siamo sotto l'insegna di questo Alberto Sordi che alla fine ha capito negli anni 70 quello che tutti pensano, che chiunque sia andato alla Biennale torna dicendo che schifo, però ci va. Allora ecco la riflessione, che schifo è dover accettare che tutte queste cose siano arte, quando molte cose non le capiamo o non le vogliamo capire, che diventano arte perché qualcuno ce lo ha imposto. L'altra cosa però è che la Biennale richiama. Anche la pornografia richiama, tante cose richiamano e sono legate a un aspetto negativo. Per cui la cosa più importante che per l'arte contemporanea si fa da più di 100 anni è in Italia, è a Venezia, la città più bella del mondo, e si chiama Biennale. Quanto Venezia è bella, tanto la Biennale fa cagare. Però questo va bene lo stesso, perché la gente va a Venezia. Allora ho pensato, questo marchio così importante, anche con gli stessi autori, prendiamo 20 bravi autori in Abruzzo e mettiamo mostra di arte contemporanea in Abruzzo. Sembra una cosa domenicale, perché comunque uno dice, beh, si sono messi insieme. Ma se tu la metti sotto l'insegna della Biennale, le dai un altro tono.
Io ho fatto questo gioco da prestigiatore, cioè ho pensato che la parola biennale è una parola magica, che equivale a arte contemporanea e che occorre non restringere ma aprire i confini. Capire di più, capire cosa c'è veramente. È la prima volta dopo 100 anni che si fa un inventario così potente. Sono circa 2.400 artisti. Pochi, molti. Certo, io mi sono tenuto come misura gli ultimi 10 anni. Perché? Perché siamo entrati in un nuovo millennio. Ogni inizio di secolo ha una spinta che è quella che poi tutta l'arte del secolo avrà. L'inizio del 300 è Giotto, l'inizio del 900 è Picasso. Picasso i suoi capolavori li fa nel 1906, 7, 8, i futuristi. Quindi siamo nei primi 10 anni. Di più, i primi 10 anni, e qui purtroppo l'abbiamo patito in Abruzzo, iniziano con l'11 settembre, che è un atto di potente distruzione dell'Occidente, l'abbattimento delle due torri. Continua ancora con le vicende che si vedono anche ieri a Oslo. C'è mai tanti terremoti, il terremoto di Haiti, il terremoto del Cile, il terremoto dell'Abruzzo, terremoti ovunque, c'è qualcosa veramente di apocalittico. E l'arte cosa deve fare? Deve registrare lo stato di un'epoca. Allora Stockhausen, celebre musicista, difficile ma molto ammirato, ha quasi perso ogni stima perché ha detto all'indomani dell'11 settembre che l'abbattimento delle due torri erano l'opera d'arte più straordinaria che un artista potesse pensare. Una frase cinica, certamente. Però se ci pensiamo bene, tutti noi, tutti voi, quel giorno siamo stati per più di 20 ore davanti a un televisore che mandava le immagini della tragedia. Tragedia per loro, per noi spettacolo. Uno spettacolo terribile con la gente che si buttava dalle due torri, ma qualche cosa che era diventato rappresentazione. Da lì sono partito e ho cercato crolli, catastrofi, crisi, ansie nell'arco di 10 anni. Questo era il mio intendimento. Come ho agito? Intanto mi ha dato una possibilità ulteriore la coincidenza con il 150°. Vogliamo celebrare l'unità d'Italia, celebriamola anche nell'arte, non solo nell'arte storica, ma anche nell'arte contemporanea. Quindi un padiglione Italia in tutta Italia, una estensione del padiglione di Venezia, che già di per sé ho molto allargato, perché 4 anni fa la Biennale ospitava in quel padiglione 2 artisti. Era il solito critico, anzi una donna, che aveva scelto 2 suoi amici, bravi, bravissimi. Ma perché 2? Perché nel 2007 2 e oggi 2000? Noi troppi e lei pochi? No, lei aveva fatto una scelta evidentemente capricciosa, personale. Io non sono interessato a fare una scelta personale, il mio gusto ce l'ho e molti lo conoscono, ma degli artisti che sono qua, io ne conosco 4, ma non li ho voluti scegliere io, non è compito mio. Ho tentato un allargamento anche con segnalatori, commissioni, persone che conoscono, che hanno dato una serie di nomi su cui poi ho fatto una scelta che può anche essere troppo stretta, semmai, 18 nomi invece che 25. C'è una signora che continua a insistere per venire qua, io non ho ancora visto la sua opera, mi dispiace che non ci sia, ma è colpa di Palestini. Quello che è buono è merito mio, quello che non è buono è colpa sua. Però dico, detto questo, la selezione c'è stata anche. C'è una selezione perfino per 2.300 artisti. Perché? Perché in 10 anni, pensate quanti sono i pittori in Italia, gli scultori, i ceramisti, i fotografi, quelli che fanno video, quelli che fanno design, quello che fanno grafica, quelli che fanno moda. Alla Biennale di Venezia, nel padiglione, c'è un grande stilista che credo le persone più curiose conoscono bene, che si chiama Antonio Marras, che è un celebre stilista segnalato come artista, e lo è. Gli stilisti sono artisti, in un modo molto riconoscibile, pensate a Cappucci, a Armani, sono artisti. Allora, cosa ho fatto a Venezia? E da lì si parte, lo racconto rapidamente, ma può essere utile. Ho pensato di fare una cosa che avesse delle firme, mi dai la penna un attimo, e cioè dire, non una scelta di critici, ma chiamare una quantità di personalità tipo Bertolucci, Ospetek, Olmi, Arbasino, il direttore del Corriere della Sera, cioè personalità, attori, ai quali ho domandato chi è per te il più grande artista contemporaneo. E 280 persone chiamate, scrittori, poeti, registi, hanno dato i loro nomi. È chiaro che viene fuori un panorama molto diverso da quello della critica.
È però significativo, perché se io credo a Umberto Eco quando mi dice che un film è bello, se credo a Tonino Guerra quando mi dice che un regista è importante, perché il regista deve essere visto dallo scrittore e l'artista no? Non è che l'artista sta in un ghetto o in un cimitero o in un ospedale in cui ci sono i suoi medici. L'ho tentato di sottrarre a quella condizione. E quindi lì abbiamo circa 300 artisti segnalati da scrittori e poeti e registi. E quello va bene, naturalmente, però è una posizione che è quella limitata. E allora di fronte abbiamo un'altra cosa importante, per cui entra l'amico Palestini, che è stato fino a ieri direttore dell'Accademia di Urbino, di cui sono presidente. Ho detto, ma dove vanno gli artisti che vogliono fare gli artisti? Al 50-80% andranno alle accademie. Guardiamo cosa fanno le accademie. Per carità, Daverio dice le accademie non insegnano niente. È un atteggiamento presuntuoso. Abbiamo guardato le accademie, ho chiesto gli elaborati di 20 diplomati per accademia negli ultimi 10 anni. E mi sono arrivati quindi 460 elaborati. Io li avrei messi tutti. Erano già stati scelti delle loro accademie, ma lo stronzo, il Palestini, ha detto no, sono troppi, selezione, e ne abbiamo scelti 160, di cui 130 loro e altri 30 io, perché io non potevo lasciar fuori, cioè una volta vedo una bella ragazza a Catanzaro, la quale è così contenta che è entrata dentro la scelta e lui la toglie, perché lui non gli piacciono le buone, le belle ragazze, gli piacciono quelle brutte, quindi non so, ho detto, ma ragazzi, non è che possiamo prendere, hai capito? Per cui la selezione è stata fatta anche su numeri così alti. Però devo riconoscere che è stato giusto, perché abbiamo 3 bellissimi padiglioni, 3 vele come si chiamano, dove c'è una mostra bellissima che appare anche più bella e più ordinata di quella del padiglione Italia, perché ci sono non 300 artisti ma 160 e sono messi in maniera perfetta. E viene fuori che nell'Accademia c'è una vitalità, una creatività, un'intelligenza, un rigore. E chi mai se ne era preoccupato di questi? E io dove vado a cercare l'arte se non nelle accademie? Per cosa esistono le accademie? Pago le accademie e non so che cosa lo faccio. Allora capite bene che anche quel settore è importante, ma non è risolutivo. Allora altra cosa, quanti sono gli italiani che vanno a Berlino, a Parigi, a New York e si fermano là? Tanti. E allora abbiamo fatto un'altra cosa importante con il Ministero degli Esteri, questa con il Ministero dell'Istruzione, con il Ministero degli Esteri abbiamo fatto gli istituti di cultura, che non si sa bene cosa fanno, coordinati, sono 89, i quali presentano gli italiani all'estero. Uno, se magari deve essere un grande artista come Valerio Adami, che sta a Parigi da 50 anni, onorato. In altri, non so, al Cairo, a Salonicco, a Istanbul, una selezione. Per cui sono arrivati anche lì 400 artisti all'estero. Ne abbiamo scelti, siccome ero io nella selezione, non lui, 220, che sono un numero abbastanza alto. È già pronto il catalogo e sono collegati nel padiglione Italia con dei video. Quindi abbiamo 160 nelle accademie, 220 istituti di cultura, 300 scelti dagli scrittori e dai registi, però ancora non è completo. E allora ecco l'ultima mossa, che è quella che adesso si realizza. Di regione in regione, attraverso l'attività reale degli artisti che hanno impegno, merito, capacità, e alcuni saranno anche rimasti fuori, magari penseranno che noi abbiamo sbagliato, può essere pure. Le regioni con i capoluoghi di ogni regione, ma anche le città d'arte, per cui abbiamo Ancona, e certo Ancona è importante, la Mole Vanvitelliana è, sembra veramente come una ulteriore Venezia. Trieste, con il porto riaperto, credo che sul Corriere oggi se ne parli, che è un luogo meraviglioso con un padiglione restaurato, un magazzino con 120 artisti, ma può essere che Trieste possa stare da sola in una regione come il Friuli Venezia Giulia, benché uno potrebbe dire e perché non Udine, ma in realtà le Marche non potevano non avere Urbino, e c'è anche Urbino, la Lombardia non poteva non avere Mantova e la Puglia non poteva non avere Lecce, quindi capoluogo Bari, ma anche Lecce, città d'arte in cui la gente va perché vede la bellezza di quelle città nell'antico e nel presente. A Matera, da molti anni dentro i sassi, si fanno bellissime mostre di scultura contemporanea. Sembrano tutte emanazioni della Biennale di Venezia, solo che si chiamano con altri nomi. Questa volta hanno un solo nome, Padiglione Italia della Biennale di Venezia. La regione che ha risposto con più sedi è l'Abruzzo. E io devo dire che anche questo non è un merito mio, se non nello schema di principio, perché io avevo, lo devo dire, poi siamo a Lanciano quindi posso dirlo serenamente, pensato che l'Aquila non ce l'avrebbe fatta, troppi problemi,
Sì, no, ma è giusto che siate cocciuti, ma soprattutto pensavo che era difficile trovare la sede. E invece, come un cantiere, ed essendo cantiere, si è aperta ieri la cattedrale. La cattedrale sarebbe rimasta chiusa per 3 anni, adesso è aperta come cantiere. E nella parte delle navate ci sono 3 opere che raccontano il rapporto con la tragedia dell'Aquila. Quindi c'è anche l'Aquila. Poi ho dimenticato, perché lì non mi hanno invitato, non so perché, c'è Pescara, quindi sono 5 le sedi. A Pescara, all'Aurum, non si capisce perché chiamarlo ex Aurum, si chiama Aurum, c'è un gruppo di artisti. Quindi Pescara, L'Aquila, Civitella, Lanciano e Santo Stefano. 5 sedi, quando la Lombardia ne ha 2. Quindi ringraziamo, diciamo pure che l'Abruzzo ha fatto. Allora, ieri L'Aquila con questo fortissimo valore simbolico. Il 5 agosto Santo Stefano come un'opera d'arte fatta da un artista contemporaneo, perché che un italo-svedese, che si chiama Kilgren, arrivi lì e negli ultimi 10 anni rimette in piedi un borgo, è un fatto creativo. Non è fare l'artista esponendo dei pezzi di vetro o dei neon, è fare l'artista risentendo l'anima di una città, sentendo che essa ha una storia, una memoria, una povertà che può essere anche esaltata. E questo è avvenuto a Santo Stefano. Lanciano, non ho ancora visto la mostra, ma già capisco da una sede come questa che questa è un'istituzione e di quelle, insieme all'Aurum che abbiamo aperto in Abruzzo, quella che aveva una vocazione, per cui io appena mi hanno detto Palestini c'è Lanciano, non ho detto no, sarebbe stato logico dire basta L'Aquila o Pescara. Ho pensato che il desiderio di un'istituzione come questa di partecipare alla Biennale andava accettato con soddisfazione anche mia, e quindi ho detto benissimo Lanciano, e oggi come voi mi capiterà quello che mi capita nelle sedi come a Mantova, a Palazzo Te, che io arrivo e rimango meravigliato. Avendo fatto la scelta in gran parte sulle immagini, molto spesso gli artisti mi sembrano migliori di come li ricordavo e qualcuno mi stupisce, e se stupiscono me che ne ho viste tante, immagino anche voi, perché la ragione per cui l'arte è importante è che dà stupore, emozioni. E quello che Sordi non capiva, perché vedeva delle schifezze, vedeva delle pecore, diceva, ma sono pecore? No, no, non sono pecore, sono opere d'arte. Ma è una pecora? No, è un'opera d'arte. Allora lei è una capra, e questo era il senso della... Allora, se voi avrete, come io credo, qui non l'ho ancora vista, stupore, vorrà dire che questi artisti avranno fatto il loro dovere, avranno tentato di cogliere un'emozione. E perché dobbiamo coglierla in una selezione per forza stretta? Nella quantità c'è la qualità. Alla fine di questi 2300, io credo che 300 artisti nuovi e pieni di futuro ci saranno. Sono pochi, sono molti. Certo, molti avranno difficoltà, molti avranno una visione che è ristretta. Non so come andrà a finire, ma era giusto dare ad ognuno una opportunità. Per cui questa è la prima, parola che si usa sempre, ma sempre a proposito, biennale democratica. Non è la biennale delle mie scelte, del mio gusto, ma è la biennale degli artisti. In questo momento noi siamo non a Lanciano ma a Venezia, in una continuazione di quella grande città che è la prima città del mondo per bellezza, che ha un padiglione d'arte contemporanea che non riguarda San Marco e che è sull'acqua, così come è vicino all'acqua la mole vanvitelliana, così come lo è il porto di Trieste, il mare non è lontano neanche di qua, ma comunque è come se continuassimo dentro i padiglioni della Biennale e fossimo arrivati a Lanciano. E tocchiamo qui una biennale di Venezia che si espande fino a Lanciano e ci fa vedere degli artisti che non sono qui come se fossero meno importanti di là, perché là non c'è alcun merito ad esserci, ci si è semplicemente perché io, togliendo a me la possibilità di scegliere quelli che piacciono a me, l'ho data a Dario Fo, l'ho data a Umberto Eco, l'ho data a Tornatore, e loro hanno, Tornatore per esempio, che è mio grande amico, ha segnalato un artista che io non avrei messo neanche nella mia cucina, però lo ha segnalato lui, benissimo. Allora vedremo il gusto di Tornatore, benissimo, ma non è neanche una critica, è che non sono io. Allora uno che non è là, qualcuno si è rifiutato, ha detto io non ci vado, perché non è che qui è in una sede minore, è nella stessa sede, con lo stesso nome, con la stessa importanza, con la stessa insegna. Questa è Venezia, e mi pare che un artista, non so se sia Spalletti o l'altro, come si chiama lo scultore, no, Nunzio non c'è, non è venuto, Ceroli è venuto qua? Ceroli no. Ma chi abbiamo messo a Civitella del Tronto? Non è Spalletti? Gorgoni è venuto. Gorgoni, ma chi c'è a Civitella? Comunque, qualche artista che ha dice, il nome per poter stare a Venezia ha detto io
sto tranquillamente a Civitella Alberto o a Lanciano. Alberto Di Fabio, che è un artista che va. Cioè, un artista vero non si sente mortificato da una sede che si ritiene minore, perché l'Italia non è mai minore, l'Italia è sempre meravigliosa. E io, per cui, con questo spirito inauguriamo questa mostra, come avete capito, molto ramificata in tutto il mondo, nelle accademie e in tutte le regioni. La regione Abruzzo ha queste sedi, mi auguro che andiate anche alla cattedrale di L'Aquila per vedere le tre opere che rappresentano il rapporto tra bellezza e ansia. Si sente l'ansia di questa signora che è anche qua, la Contestabile, la quale mette insieme come un patchwork delle casette nel desiderio che siano una favola che diventa realtà, e la vedi lì nella distruzione, fa un effetto straordinario. Ebbene, tutto questo è creatività, tutto questo è arte come comunicazione di uno stato d'animo. Ecco, credo che questo sia lo spirito, ho voluto raccontarlo, sono felicissimo che questa sede sia così importante, e quindi immagino che anche l'allestimento poi fatto dall'amico Palestini e dagli altri, soprattutto il sindaco di Lanciano, che hanno voluto fornire questa sede, renderà onore agli artisti, e mi pare che sia giusto, per concludere, ricordarne i nomi in questa sede di Lanciano come presenti nel padiglione Italia della Biennale di Venezia: Lorenzo Aceto, Emanuela Barbi, Vito Bucciarelli, Massimo Campi, Lucilla Candeloro, Fausto Cheng, che è anche a L'Aquila, Antonella Cinelli, Lea Contestabile, Sandra D'Aurizio, Nunzio Di Fabio, Cleto Di Giustino, Gianfranco Gorgoni, Alessandro Iasci, Giampiero Marcocci, Nicola Maria Martino, Gaetano Pallozzi, un vecchio pittore realista che ha fondato il premio Sulmona, Vincenzo Pellegrini, Giancarlo Scianella, Franco Summa. Onore a questi artisti, onore a Lanciano, viva l'Italia! Grazie a tutti. Una piccola cosa vorrei dire a Vittorio e a tutti quanti. Il fatto che noi abbiamo avuto, grazie anche a tutte le collaborazioni, tre sedi, ha permesso una cosa fondamentale, che forse nelle altre, io le ho viste insieme a Vittorio, una cosa particolare e molto bella, che ci sono appunto 18-20 artisti che si intrecciano in tre sedi e hanno la possibilità di esporre in spazi bianchi, dove le opere le si guarda in una nuova versione, ed è un vero privilegio per gli artisti e per noi tutti di averli ospitati. Grazie a Vittorio e grazie a tutti quanti voi.